Il modulo 3-4-2-1 di Mister Andreoletti risulta vincente al Curcio di Picerno, dove gli stregoni battono il Brindisi per 0-1. Il gol di Ferrante, messo in rete nella prima frazione di gioco sul campo avversario, spalanca le porte alla vittoria dei giallorossi, che passano in vantaggio e ci restano. È Ferrante a decidere la vittoria sui pugliesi. I giallorossi espugnano così nuovamente il campo avversario in questo campionato di Serie C nel girone C. Un'altra vittoria consecutiva per il Benevento Calcio, che regala un'altra partita vincente ai tifosi giallorossi. Il Benevento di Mister Andreoletti ha schierato in campo Paleari, Berra, Capellini, Pastina, El Quachibi, Talia, Pinato, Masciangelo, Caric, Teglio e Ferrante. A disposizione Manfredini, Nunziante, Rillo, Biscardi, Agazzi, Alfieri, Rossi, Simonetti, Bolzius, Carfora e Sorrentino. Ai cambi Kubica, Benedetti, Ciano e Marotta. I risultati nella quinta giornata del campionato di Serie C: Avellino Monopoli 4-0, Crotone Sorrento 1-0, Potenza Casertana 1-1, Virtus Francavilla ACR Messina 1-0, Audace Cerignola Juve Stabia 0-0, Brindisi Benevento 0-1, Catania Foggia 0-2, Giuliano Latina 0-3, Monterosi Tuscia Taranto 2-3, Turris Picerno 1-3. La classifica del campionato di calcio di Serie C. In testa Latina e Juve Stabia con 11 punti. A 10 punti Picerno, Turris e Benevento. Foggia 8 punti. Audace Cerignola, Taranto, Avellino, Virtus Francavilla, Crotone e Potenza 7 punti. Catania e Giuliano 4 punti. Caserta e Brindisi 3 punti. Messina, Monterosi, Tuscia e Monopoli 2 punti. Sorrento 1 punto. Casertania, CR Messina hanno 2 gare in meno. Monopoli, Brindisi, Catania e Taranto hanno 1 gara in meno. Il prossimo turno, nella sesta giornata del campionato di calcio di Serie C, sabato 30 settembre alle 16:15 in campo Latina-Brindisi. Alle 18:30 è la volta di Potenza Monterosi-Tuscia. Domenica 1 ottobre in pomeridiana alle 14 scendono in campo ACR Messina-Avellino e Casertana-Catania. Alle 16:15 si sfideranno Virtus Francavilla e Giuliano. Alle 18:30 sarà la volta di Benevento-Crotone, Foggia-Turris e Juve Stabia-Monopoli. Alle 20:45 in notturna si sfideranno le squadre di Picerno e Sorrento e Taranto-Audace-Cerignola. Il presidente Renato Parente ha convocato per lunedì 2 ottobre alle 16 una nuova seduta del Consiglio Comunale in modalità mista per la trattazione del seguente ordine del giorno: ratifica deliberazioni di giunta 172 del 2023 e 183 del 2023 aventi ad oggetto variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, distretto urbano del commercio e il distretto delle streghe, approvazione schema di statuto, atto costitutivo e accordo di distretto. Lavori di riqualificazione di un'area attrezzata per infopoint e accoglienza turistica in piazza Cardinal Pacca, discussione e determinazioni, mozione sulla gestione del servizio della GRA dell'acqua, grande adduzione primaria regionale. 10 equipaggi automontati composti da 20 militari dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Montesarchio hanno consentito di controllare in totale 103 persone di interesse operativo e 87 veicoli, effettuare 11 perquisizioni e levare 11 contravvenzioni al codice della strada, procedere al sequestro amministrativo di 3 veicoli poiché sprovvisti di copertura assicurativa, al fermo amministrativo di 3 motocicli poiché condotti da minori senza casco protettivo, ritirare 4 patenti di guida, di cui 3 scadute di validità ed una per aver effettuato un sorpasso in prossimità di un'intersezione. Parte dalla città di Benevento il tour nazionale del Sud Motor Expo 2023 con Guida Sicura, progetto promosso ed organizzato dall'associazione Onlus Guida la tua vita. È il comune di Benevento, infatti, il primo capoluogo di provincia in Italia ad aver aderito al progetto Guida Sicura, rivolto alla sicurezza stradale, in particolare a tutti i giovani studenti del capoluogo. L'evento si svolgerà dal 30 settembre al 1 ottobre prossimo nella centralissima piazza Risorgimento del capoluogo sannita.
Domenica prossima daremo inizio tutti insieme al nuovo anno pastorale, lasciandoci guidare dalla parola di Dio, lampada ai nostri passi. Così, in una nota, l'arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca. Vi invito perciò a partecipare nella Chiesa Cattedrale alla celebrazione eucaristica che segnerà l'inizio di questo percorso domenica 1 ottobre alle ore 19. La Gesesa comunica che a seguito di avviso di interruzione della fornitura elettrica da parte di E-Distribuzione nella giornata di martedì 26 settembre sarà costretta ad eseguire una chiusura del serbatoio Castello da mezzanotte fino alle 5.30 rispettivamente di lunedì 25 settembre e di martedì 26 settembre per assicurarne il corretto recupero di sufficienti volumi di compenso per poter garantire la normale erogazione idrica nelle ore diurne. Il comune interessato è quello di Morcone e le zone interessate saranno tutto il centro storico, zona Santa Lucia, zona Sant'Erasmo. La Gesesa ricorda che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 851 17 17. Sold out per i laboratori didattici di Pulvinando nel chiostro di Santa Sofia Benevento, organizzati dalla provincia attraverso il progetto di Sagna Europa in occasione delle giornate europee del patrimonio European Heritage Days, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa. Lo rendono noto il presidente della provincia di Benevento, Nino Lombardi, e l'avvocato Giuseppe Sauchella, amministratore unico di Sagna Europa. Numerosi bambini delle scuole elementari provenienti non solo da Benevento e dalla provincia, ma anche da Napoli e Caserta, che hanno preso parte all'iniziativa culturale. Lavorni SRL rinnova il suo costante impegno per la tutela dell'ambiente, confermando la sua partecipazione alle iniziative ecologiche Puliamo il Mondo. La responsabilità ambientale è parte integrante della mission aziendale. La prima delle iniziative Puliamo il Mondo si è svolta sabato a San Salvatore Telesino, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Legambiente Valle Telesina, con il coinvolgimento di associazioni del territorio. Una seconda giornata prevista per domenica a Faicchio è stata rinviata a causa del maltempo, ma verrà quanto prima recuperata. Le giornate ecologiche come queste rivestono un'importanza significativa sia a livello locale che globale. A seguito delle verifiche effettuate sul territorio per i danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche di sabato, stamattina il Comune di Vitulano ha inoltrato alla Regione Campania la segnalazione dei danni e la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. L'annata agraria 2023 per i prodotti tipici del territorio già era stata condizionata da altri eventi. Questa violenta tempesta di grandine e pioggia ha dato il colpo di grazia alle residue speranze di un raccolto che fosse almeno sufficiente a coprire le spese vive di produzione. Martedì alle ore 16.30 presso l'Aula Magna dell'Unifortunato ci sarà l'incontro Università e Territorio